ti ho detto, non ci sono più posti, non sono più posti. Ci sono le scale. Il profugo? Sì. Perché? Stiamo scappando. Stiamo scappando. 14. Tu vieni a Milano e dove devi arrivare? A Roma. E hai trovato posto su... Sì, l'ho trappeso subito appena hanno detto il tutto, mi hanno detto. Ah. Il biglietto del venerdì prossimo in realtà per tornare a casa, però... adesso. Siete un po' spaventati? Domanda a me. Sì, comunque sì, ovvio. Ma il problema è che hai la paura di non poter più tornare. C'è la famiglia tua a Roma? Sì. Ti ho detto, non ci sono più posti, non sono più posti. Noi mettiamo, ma potete stare fuori, la sicurezza, io non ci vado in galera, io sono in galera. No, c'è la linea, lo rimettiamo, il treno non parte se c'è troppo, è già pieno di su. Vabbè, chiamate il ministro, ditegli di fare l'altro treno, no? Posso solo, lui non partirà. Posso partire col biglietto? Non so, giù però, veloce, giù in coda. Lei sta scappando invece? Devo tornare a Roma. Qui appena sentita la notizia. Ho cercato un biglietto di un treno per tornare a casa. Ho preso stasera il biglietto. Ho preso stasera e in questo clima di angoscia, di indecisione, di indeterminazione. Preferisco avvicinarmi alla mia ragazza e poi si vedrà. Sto portando il lavoro appresso. Tu lavori a Milano comunque. E l'hai comunicato ai tuoi superiori questa cosa? O... No. Ancora no. Non ho avuto il tempo. Faccio bagagli ora, quindi. Distinto immediata. Mi sto sentendo. Il profugo? Sì. Perché? Stiamo scappando. Grazie. Fai del bene.